Sì, Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione Justin Cliver. Lascio la parola al DS Monci. Buongiorno a tutti, siamo qui per la presentazione, come ha detto Gianni, di Justin, un acquisto importante per questa società, perché penso che stiamo prendendo un giocatore forte del presente, ma anche un giocatore fortissimo per il futuro, un giocatore che bueno, credo che tutti conoscete, che ha un'immensa qualità e che sono convinto che diventerà un giocatore importante nel futuro della Roma. Possiamo iniziare con le domande. Paesano, Roma Radio. Buongiorno, intanto Justin, benvenuto. Ti volevo chiedere quali sono le tue caratteristiche e in cosa pensi di poter migliorare? What my positive things are, I think I'm fast, one against one, and yeah, the focus on the goal I think is important for me, and the things I have to be accomplish better. Yes, I think everything because I'm still a young player, but yeah, the defending is a good thing that I have to learn, and yeah, that's the thing I want. Ma quali sono le mie caratteristiche, i miei punti di forza? Sono un giocatore rapido, abile nell'uno contro uno, il mio focus, il mio obiettivo è sempre puntato sul gol, sono un attaccante, quello che devo migliorare, beh, tutto, perché sono ancora molto giovane, probabilmente in particolare con la fase difensiva. Per il direttore invece volevo chiederle quanto è stato difficile arrivare a un giocatore giovane ma comunque ambito come Justin? Non è stato facile, non so dire quanto è difficile, ma è stata una trattativa complicata, perché è un giocatore così, un 99 con questa prospettiva del futuro, è un giocatore voluto per tutti, ma sempre dico lo stesso, quando trova la volontà del giocatore, del calciatore di venire qui, tutto diventa più facile, no? La prima volta che abbiamo avuto un appuntamento con Justin, credo che è stato importante, no? Per farle capire che nel suo percorso la Roma sarebbe un posto ideale. Calicchia, Roma TV. Una domanda per Kluivert. Quali sono le differenze che hai notato negli allenamenti, nella preparazione tra l'Olanda e l'Italia, e come ti stai trovando con le richieste di mister Di Francesco? In Holland, yeah, we don't sleep at the club. Every day, and I think that's a good thing for the players to know the players to get fit very quick, and yeah, I like it. Everything is good, the facilities, the food, the people, so that makes everybody a better player, and yeah, that's good for the team, I think. Ma una differenza che ho riscontrato per quanto riguarda questa fase del ritiro, della preparazione, è che in Olanda per esempio non si dorme tutte le sere presso il club, ma credo che sia una cosa positiva per fare il gruppo, per conoscere i compagni di squadra, per entrare presto in forma. E inoltre qui il centro sportivo è di prim'ordine, le infrastrutture, il cibo, le persone, c'è tutto per migliorare. Una domanda invece per il direttore sportivo Monci. Il ritiro volge al termine, perché domani di fatto
si concluderà. È soddisfatto del lavoro della squadra? Tanto, tantissimo direi. Credo che la scelta di lavorare qui a Trigoria è stata una bella scelta. Abbiamo lavorato benissimo e anche l'atteggiamento dei calciatori per me è stato un bel ritiro. Credo che abbiamo fatto quello che il mister aveva nella sua testa. Mangiante, Sky Sport. Allora, per Kluivert, what's your main goal for this season? Qual è il tuo obiettivo principale in questa stagione? My main goal for this season, yes, to show myself, of course, not only what I did in Holland. I want to do this here more, and to the world as well. And I want to, I'm still young, but I think that I can learn here a lot, and I can't wait to start here. I already started, but to start the competition. And with the players we have, I think we can create something nice this season. Ma il mio obiettivo principale è quello di mostrare il mio valore, andare oltre quello che ho fatto anche in Olanda, quindi farmi vedere, mettermi in mostra in Italia, ma anche rispetto a tutto il mondo. Sono un giocatore ancora giovane, come dicevo, che può e deve ancora imparare tanto e non vedo l'ora di iniziare. Abbiamo iniziato il ritiro, ma non vedo l'ora di iniziare questo torneo e con la squadra che abbiamo penso che possiamo fare delle cose importanti quest'anno. Per il direttore Monchi, senza che ci giriamo troppo intorno, volevo sapere se avete ceduto Alisson perché rientra quell'offerta del Liverpool nelle offerte irrinunciabili per una società. E chiaramente, visto che siamo qui, immaginiamo che abbia già pronto il piano B, volevo sapere se Olsen al momento è il favorito per il post Alisson. Prima di tutto dire che fino adesso non abbiamo chiuso niente, no? Perché il deal si chiude una volta che tutto è pronto, no? È vero che il ragazzo, che Alisson, è a Liverpool, è vero che siamo in una trattativa molto avanzata, per questo lui è là, ma ancora non è chiuso. E se alla fine tutto va normale, penso che si chiuderà presto, no? E io l'ho spiegato tante volte, no? Il lavoro di un direttore sportivo non solo è un lavoro di comprare giocatori, di pianificare, anche capire in ogni momento che è quello meglio per la società. E per la società non solo è buono quello che gira intorno allo sportivo, sino anche lo economico, no? È arrivata un'offerta che credo che siamo tutti d'accordo, fuori del mercato, un'offerta molto importante, molto molto importante. Abbiamo valutato i pro e i contro e alla fine abbiamo fatto una scelta di parlare con il Liverpool per trovare l'accordo. È un messaggio di mancanza d'ambizione? Per me no. Per me l'ambizione nella Roma continua allo stesso livello o di più. Noi abbiamo venduto fino ad oggi importante giocatore dell'anno scorso, due. Raya e Alisson. Abbiamo preso 10 giocatori, più che nessuno, più presto che nessuno. E continuiamo lavorando, e voi sapete che continuiamo lavorando per trovare calciatore per diventare una squadra importante. Ma la parola ambizione è una parola che a volte giochiamo con questa parola, me ne manca qualcosa, no? Perché l'ambizione, che è l'ambizione? Per me l'ambizione deve fare, quello che io penso è fare di cosa, ma con la testa. Senza la testa diventa sprovetto. Esprove tutto. E io non voglio fare cose che mettano in difficoltà questa società. E abbiamo purtroppo esempio recente
di squadra importante di queste de questo paese che oggi sono fallite. E abbiamo esempio di squadra fortissima storicamente in questo paese che in questo momento non può giocare in Europa. E abbiamo esempio di squadra forte di questo paese che hanno de difficoltà, hanno de trava per fare la rosa per decisione di UEFA. Io ho arrivato qui per provare di fare la squadra più forte possibile, non per un anno, sino per tanti anni. E sono convinto al 100% che lo trovo. Ma al 100% non è al 99,9%, è al 100%. Ma prima di arrivare al decimo piano, bisogna l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, l'8. Io solo dico un messaggio. L'anno scorso in questo momento parlavamo lo stesso. Salah, Rudiger, Parede. Penso che la squadra ha fatto la meglio stagione degli ultimi 10 anni. È arrivato terzo, ha fatto semifinale della Champions. Perciò penso, per questo penso che è bello parlare di ambizione, ma ambizione con testa, senza fare delle cose che dopo pagano la società. Alisson è fortissimo, per me non so se è il meglio portiere del mondo, ma forse uno di più. Ma anche Alisson ha dovuto fare un percorso. L'anno scorso in questo momento si parlava che dopo la uscita di Szczęsny aveva finito il mondo. E dopo abbiamo visto che abbiamo un grandissimo portiere che aveva bisogno di un tempo. Il tempo, so che per i tifosi non esiste, e per la società a volte si bisogna. Scusa Gianni, perché era nella domanda, forse magari nel... se può rispondermi. No, ma se... ho una tattica, quanto più parlo meno domanda fai. No, era perfetto, le avevo chiesto anche oltre alla risposta, che sarà molto esauriente. Una risposta molto esauriente, però le avevo chiesto se era possibile sapere se Olsen è un profilo che le piace. Ho fatto finta di non ascoltarlo. No, è vero che Robbie Olsen è una possibilità, ma non la unica. Stiamo lavorando con tranquillità, senza fretta, perché fino ad oggi abbiamo Antonio Mirante, abbiamo Fusato, abbiamo i ragazzi dei Cardenali, anche Greco. È meglio essere convinto, è meglio trovare le condizioni economiche più bella, più buona per la società, che fare qualcosa sotto la pressione della uscita di Alisson. Voi credo che fino ad oggi mi conoscete. La pressione per me è la più difficile che io devo sopportare, è la mia. Non c'è nessuno che mette più pressione a me che io stesso. Tubaldo, Corriere dello Sport. Buongiorno, una domanda per il giovane Kluivert. Volevo chiederti se in qualche modo l'esperienza di tuo padre in Italia ti sarà preziosa anche come esperienza per te, per poter conoscere questo campionato, conoscere questa nazione, conoscere questo ambiente. Yes, I talked with him, of course. He played there for 1 year. But we not only talked about this competition, about how you have to develop as player to play for the top. And yeah, we talk a lot because he went through it. He went through the steps that I'm taking now, and eventually I wanna be wanna follow his steps as well. So that's what I'm want to do. Sì, certo, ho parlato con lui, mio padre ha giocato un anno in Italia, conosce bene questo campionato, ma ecco, non abbiamo parlato soltanto della Serie A, abbiamo parlato più a vasto raggio, no? Quello che un calciatore ha bisogno di fare per crescere, per raggiungere i massimi livelli.
perché è un percorso che lui ha conosciuto, che ha seguito passo per passo, ed ecco, anch'io voglio, ecco, in questo senso seguire le sue orme e i suoi consigli. Buongiorno, una domanda anche per il direttore. Volevo chiedere, la cessione di Alisson in qualche modo aumenta l'attenzione da parte dei tifosi per i prossimi acquisti e per il mantenimento della squadra competitiva. Lei ha appena detto non c'è altra persona più di me che sa darmi pressione, ma in qualche modo questa, come dire, non voglio dire malumore, ma un po' di fermento da parte dei tifosi mette un po' di pressione nella possibilità di andare a fare le altre operazioni di mercato, e se le prossime operazioni di mercato dovessero essere, diciamo, Olsen e Malcolm, che sono due nomi che girano, possono essere due operazioni per rendere la Roma altamente competitiva. Non credo che troverebbe un direttore sportivo più vicino al pensiero dei tifosi che io. A volte divento troppo tifoso, troppo. Ma io devo prendere decisioni per quello che penso che è meglio per la società, perché alla fine il tifoso, oggi forse una parte è arrabbiata, altra forse no, ma quando sono tutti contenti sappiamo quando è, quando vince la Roma. Questo non c'è nessuno che dica ho vinto 4-0, no 5-0, sono tutti contenti, vanno... Questo è il mio lavoro, ripeto, il mio lavoro è trovare questa strada per conseguire una squadra lo più forte possibile, e così i tifosi sono contenti. Questo è il mio lavoro, ma so, e mi metto nella testa, nella loro testa, sono che sono stanchi, le parole, bla 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 bla. Non so come si dice, Roma non si conquistò in una... Io ho arrivato 14 mesi, lasciamo un po' di tempo. La squadra sarà più forte, no? Io volvo, ritorno a quello che ho detto prima. Stiamo presentando Justin Kluivert, che tre mesi fa era impossibile. Qualcuno di voi che siete qui mi avete detto, ma Kluivert, come prendo Kluivert? Se lo vuole tutti. E qui Pastore, qualcuno di voi che mandate messaggio a volta troppo, questo è un messaggio subliminale, mi avete detto, ma Pastore è impossibile. E io ho detto, è impossibile. Pastore è stato qui insieme a me. Questo credo che anche è giusto di dire. Oggi qualcuno di voi che siete qui mi ha detto, ma Malcolm è una follia. E tu mi hai detto che Malcolm è una possibilità. Questo credo che è anche giusto di parlare della Roma. Non solo della vendita di Alisson, non solo della vendita di Nainggolan, sino degli acquisti che sta facendo. Io, questo è il mio cellulare, ho tanti messaggi di complimenti, ma non solo per la vendita, perché a me non mi piace vendere giocatori, ma penso che dobbiamo farlo per la squadra che stiamo facendo, perché sono giocatori in prospettiva molto importante, che i miei colleghi conoscono. Per questo è vero che oggi forse per i tifosi un giorno, per non tutti, no? Perché io anche capisco che qualcuno potrebbe capire che è un'operazione importante per la società a livello economico, ma penso che è giusto anche dire che avere la possibilità di oggi Justin, Pastore, Cristante, tutti i giocatori che stanno arrivando, e parlare dei giocatori importanti è anche giusto di dirlo, no? La fine della domanda era se questi
Ma è la tattica stessa che ha fatto con... Questi giocatori che stai cercando, se possono comunque mantenere il livello di competitività di una potenza. Io, a ver, andato via Raya, che è fortissimo, andato via Alisson, che è forte, ma veramente... Primo, rimane qui giocatore importante, rimane qui giocatore che l'anno scorso hanno fatto una stagione transitoria che quest'anno penso che saranno più forti, e hanno arrivato giocatori anche forti e arriveranno sicuro. Stiamo lavorando per continuare portando il giocatore per fare la rosa più forte possibile e più competitiva possibile. Manca ancora mesi, no? 28 giorni, e nella mia testa sono delle cose che mi, non so come dice, illusionano, mi fanno buone sperare, non so, più o meno quello che ha detto Claudio. Piacentini, Corriere della Sera. Buongiorno, salve Justin, io volevo chiederti se tu vedi la Roma nell'arco della tua carriera, no? Nella prospettiva della tua carriera, come un punto d'arrivo o un punto di partenza, perché abbiamo visto nei giorni della trattativa che tu hai voluto fortemente questa destinazione, quindi la domanda è questa: pensi di rimanere oppure in futuro ambisci a qualcosa di più grande? I think this is for me as a great step to come from a Holland club, Dutch Ajax club, to an Italian good club as Roma is. It's a great step for me, and eventually I don't know, because the club as Roma wants to grow, and if we accomplish as team and we stay as team, maybe we can bring the team as Roma to a higher level. And what I'm gonna do after, I don't know. Maybe I will stay my whole life, maybe not, we will see. Good? Per me, ecco, essere arrivato nel campionato italiano alla Roma è un passo molto importante, no, per la mia carriera. Arrivo dall'Ajax, arrivare in un grande campionato, quello italiano, e la Roma è una squadra ambiziosa, con ambizioni di crescere anche per il futuro. Quello che io poi farò, ecco, non lo posso sapere, magari resterò per sempre o magari cambierò squadra, questo non lo si può mai dire. Invece, direttore, volevo chiedere questa cosa qui. La rapidità con cui si è risolta la trattativa per Alisson mi fa fare questa domanda qui. Quanto ha avuto importanza poi la volontà del calciatore in tutto questo discorso? Perché, per esempio, parlando della cessione di Nainggolan, è uno che, insomma, ha manifestato anche pubblicamente che sarebbe rimasto volentieri. Alisson non l'ha mai detto, e poi volevo chiederle se c'è stato un momento in cui ha pensato no, non lo vendo, lo tengo, insomma, se era possibile poi arrivare a questo tipo di soluzione. Io solo posso dire parole di ringraziamento per Alisson. Io non ho sentito mai la pressione del ragazzo di voler andare via, ma penso che sì, alla fine lui ha accettato perché le ha piaciuto, no? La possibilità di andare. Ma se devo dire la verità, il comportamento di Alisson con me è stato di 10, ma è vero che la sua volontà è importante. Se lui mi dice di non andare via, può arrivare un'offerta di 200 milioni di euro, che... quindi penso che lui ha accettato, ma ti dico veramente, mai ho sofferto la sua pressione. E dopo mi ha detto, scusa, se c'è stato un momento in cui ha pensato di trattenerlo. La lavoro di un direttore sportivo è capire lo prima possibile quello che succede. Se io
penso in prendere a Justin, è la prima volta che lo chiamo, non mi prende il telefono, la seconda volta che le invio un messaggio per dirle che voglio parlare con lui, sto immaginando, non mi contesta, la terza volta che chiamo al suo procuratore non dice niente, devo cominciare a capire che forse la opzione della Roma non gli piace tanto. Invece, se io comincio a girare che è il Real Madrid, che è il Chelsea, che è il bla bla bla, devo cominciare a capire che qualcosa può succedere. Questa situazione, io devo fare due cose. Posso fare due cose. Fare finta che non ho capito niente e continuare avanti, o capire che qualcosa potrebbe succedere e cominciare a lavorare per trovare la soluzione migliore per la mia società. E una volta dico che la Roma non è un supermercato, l'altra volta dico che se Alisson va via, io faccio il portiere. E questo diranno, ma che caso va a dire questo, Presidente? Ma lo faccio perché penso che è lo meglio per la società. A me non mi piace che dopo mi dicano, beh, adesso allena per giocare. No, ma lo faccio perché penso che è buono per la società. Perché, come ho detto oggi a mio amico Luca, e a Gianni e a Lorenzo, se io non dico che il cavallo parla, mai vendo il cavallo. A volte devo fare cose che voi non capite, capite e i tifosi non capiscono, ma sempre lo faccio pensando nella società. In questi 3-4 ultimi mesi io ho cominciato a capire che qualcosa succedeva. È vero che in momento puntuale ho detto, guarda, forse no, troviamo l'accordo, forse sì. Ma quando arrivano club forti economicamente, uno deve cominciare a capire che qualcosa potrebbe succedere. Moio, il romanista. Buongiorno, io la prima domanda è per Kluivert. Sei arrivato a Roma insieme a tanti altri giovani. Sono partiti Alisson e Nainggolan, che sono due calciatori che, oltre ad essere forti tecnicamente in campo, sono due personalità importanti, erano due personalità importanti nella Roma. Voi giovani vi sentite già in grado di raccogliere un po' questa eredità e di caricarvi delle responsabilità che comporta una squadra ed una piazza come Roma? That's a good question. I have to show it. Who said that? I will do my best. yeah, more than that, I think you cannot do. And yeah, we will see. And I think with the group we have, not only myself, other players, it is possible, of course, but we have to show it. We can say everything what we want, but we have to show it on the field, and that's what I want to do, and other players think the same, I think. Ma, questa è una buona domanda. Dovremmo dimostrarlo sul campo. Io farò del mio meglio e lo vedremo con questo gruppo di calciatori, quindi non soltanto io ma anche gli altri compagni. Penso che sia possibile. Poi per il resto a parole possiamo dire quello che vogliamo, ma lo dovremmo dimostrare sul campo, e questa è la mia volontà e credo che sia anche quella dei miei compagni. Grazie. L'altra è per il direttore. Io volevo chiedere se le strategie di mercato della Roma, con tanti acquisti nella prima parte, diciamo, della sessione, sono figli anche del fatto che c'era nell'aria l'ipotesi di una cessione di Alisson. Quindi se il mercato della Roma sarebbe stato lo stesso anche se non ci fosse stata la cessione di Alisson. No, è una... la mia forma di lavorare sempre. Sempre a volte se trova la strada giusta, a volte no, ma la mia forma di lavorare è provarsi a avere la rosa lo più presto possibile, perché così l'allenatore può allenarsi, no? Più tempo, no? E anche conoscendo, sapendo la forma di lavorare di Eusebio, come gli piace lavorare, era anche un obiettivo importante, no? Questo di avere la rosa lo più presto possibile.
Dico anche a livello finanziario, cioè la Roma avrebbe fatto gli stessi tipi di investimenti. No. Abbiamo fatto una. No. Non cambia. Io sono un direttore sportivo che lavoro tanto con Wisecout come con l'Excel. Mi piace lavorare così. Quando faccio le cose sono prima pensata. Pensata sì. Grazie. Cecchini, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, una domanda per Kluivert. Innanzitutto volevo chiederti se che impressione si ha del campionato italiano venendo dall'estero. Il nostro calcio è sempre al top, oppure in questo momento Premier League, Liga hanno una valenza superiore? No. I think it's not less than the other competitions. I think that Italian football is a good is a great how do you say it? It's a great level. Big teams play here. Good players. Like you see, Juventus has a Ronaldo now. It's good for the competition, and young players come here as well. And I think it's coming. It was a bit less, but now it's coming back, I think. And it's a great comp. It's not less than La Liga or something else, or the Dutch league is higher than Dutch league. And it's a great competition for young players and old players. And yes, yeah. Market more. Dice no, non credo affatto che il campionato italiano alla Serie A sia inferiore rispetto a quella, alla Liga o alla Premier League inglese. Nel calcio italiano ci sono grandissimi club, grandissimi calciatori. Ultimo esempio è l'arrivo di Ronaldo alla Juventus, un fatto positivo per tutto il movimento del calcio italiano. Stanno arrivando grandi giovani. Sì, è vero, forse il calcio italiano ha attraversato un momento difficile, ma sta recuperando rapidamente terreno e sta tornando ad altissimi livelli. L'altra domanda volevo fare al direttore, naturalmente, e volevo chiedere questo. Premetto che la vedo con la faccia un po' più affaticata rispetto alle ultime volte qui in conferenza, forse. No. Se fosse un po' più stanco. No, mai. Sarà della... No. No, forse è che me la sia dato dopo la... Ah, no. E volevo chiedere, metto subito il nome del giocatore prima così e non se lo scorda, se Zonzi potrebbe essere un obiettivo visto che se ne parlava questa mattina. E l'altra cosa che le chiedo, lei sta vedendo il mercato anche delle altre squadre, tenendo conto che abbiamo in Italia un club che al momento sembra fuori portata, ha vinto 7 scudetti consecutivi, ha comprato Cristiano Ronaldo ed è la Juventus. Seguendo il mercato delle altre squadre in questo momento, la Roma è la seconda forza, la ritiene la seconda forza, e a livello di Inter e Napoli, almeno in questo momento, seguendo quello che fanno anche le altre? Su Sonsi, prima di tutto, un grande complimenti per il campionato del mondo. Più di questo non può dire, un giocatore che tutti sanno che mi piace tanto, l'ho portato al Sevilla, ma credo che oggi non ho un obiettivo reale, no? Per noi più di questo non posso dire. È difficile sul tavolo, sulla lavanda tutti siamo forti, ma dopo bisogna competire. L'anno scorso si parlava di una squadra che stava facendo un bellissimo fortissimo mercato e sembrava che dopo, e a volte io quando ho fatto il mercato ho pensato guarda questa squadra che ho fatto cazzo è forte, ma dopo e a volte ne manca qualcosa e dopo è diventata una squadra forte. Non cambia nada dire che si è la prima, la seconda, la terza. Il mio obiettivo è fare la squadra più forte possibile.
Noi abbiamo un ventaglio, penso, che abbiamo l'allenatore, non so se più forte, ma convinto di uno dei più forti del calcio italiano. Abbiamo un spogliatoio pulito, forte e con ambizione con testa. Questo è importante. E come ho detto l'altra volta, un spirito di lavoro collettivo di tutta la società importante. E questo che sembra filosofico è qualcosa di importante. Quando tutti vanno nella stessa direzione è più facile arrivare all'obiettivo. E la fase è la stessa, miracolo, è impossibile fare con 50 anni. Che la mia fase, che è la stessa, è brutta, che facciamo? Devo andare al Vaticano e fare una... No, no. Thomas, no, Steve. Yes, Thomas van de NOS hier. Vraag is die Kluivert. Hoe is het nou op zo'n jonge leeftijd naar een stad als Rome te verhuizen en daar te leven? Daar heb ik lang over nagedacht natuurlijk. Ja, ik woon in Nederland gewoon bij mijn ouders, bij mijn moeder. Dus het is natuurlijk een grote stap, maar wel een mooie uitdaging voor mij. Niet alleen voor het voetbal, maar ook voor als mens zijn, als leven. Hoe het leven hier zal zijn, dat moet ik nog achterkomen natuurlijk. Ik ben alleen hier geweest op het complex. Dus ik kijk naar uit en ja, ik hoop mooie momenten. En mijn keuze hierbij is ook gewoon omdat ik... Het voetbal goed voor mij is, denk ik. En het leven als persoon, als mens, ja, gewoon ook goed. Dankjewel. Yes. Anche un domanda al direttore. Sì, ecco, quindi la domanda, no, sulla decisione di venire qui alla Roma, come si sta organizzando, come vivrà questa esperienza. Dice, beh, è un passo molto importante per la mia carriera, è una bella sfida, non soltanto calcisticamente, ma anche nella crescita come persona. Sono contento di essere arrivato qui, sto trascorrendo questo primo periodo da solo qui nelle infrastrutture del club, non vedo l'ora di iniziare ed ecco la mia speranza è che questa possa essere una esperienza formativa, come dicevo, sia calcisticamente che a livello personale. Grazie. Una domanda al direttore. Che è il plan con Justin Kluivert nella squadra? La fiducia che abbiamo tutti sul suo percorso è molto grande, ma come ha detto lui prima, bisogna anche lavorare tanto. Lui arriva da un calcio diverso, né meglio né peggio, diverso al calcio italiano, bisogna adattarsi. Ma abbiamo tanta fiducia su lui, tanta. Facciamo l'ultima, Loghi, Rete Sport. Buongiorno a tutti, una per Kluivert prima. Volevo chiederti, Justin, cosa vuol dire per te avere in questa città un esempio come quello di Francesco Totti per longevità sportiva, qualità? E se puoi magari dirci effettivamente quanto ha contribuito nella tua scelta di venire alla Roma, dato anche che sembra abbia messaggiato con tuo padre per convincervi. Yes, of course, I talked with him as well, but that was at the moment I was here. And with my father I talked about it, and yeah, if it was... Zeg je dat? Omdat hij is gekomen, is niet zo, niet echt. Ik heb niet echt een rol gespeeld. It didn't play a very big part, but Totti is a legend here, of course. He's a great player. If I see him, you look up to somebody like that. You wanna be one day like him, and have the respect of the people. And you can only have that when you show it, when you speak back with your feet. And that's what I wanna do here.
Ma evidentemente Francesco è un grande esempio, una leggenda di questo club, un grande giocatore. È normale guardare a lui e avere un giorno l'ambizione di raggiungere i suoi livelli, di guadagnarsi il rispetto della gente, ma quello lo puoi fare soltanto se poi lo dimostri sul campo, cioè se a parlare poi sono le gambe su un campo di gioco. Ho parlato sì con lui, ma soltanto dopo essere arrivato qui a Roma e quindi ecco, no, non direi che ha avuto un ruolo, ecco, nel mio arrivo qui al club, ma evidentemente è un punto di riferimento. Grazie. Una per il direttore, ovviamente. Oggi siamo qui per presentare un talento importante, un calciatore di prospettiva da cui ci si aspetta molto anche dal punto di vista dei tifosi nel medio termine. Lei prima parlava di tempo che bisogna avere a disposizione e parlava che di prospettive appunto dei calciatori che stiamo presentando in queste settimane. Come si combatte però il rischio che questi calciatori poi possono non averlo il tempo di dimostrare e di raggiungere i propri obiettivi con questo club? No, l'adattazione è qualcosa che bisogna, ma non solo i giovani, anche i giocatori che non sono giovani. Io capisco che la parola tempo è una parola forse difficile da usare in questa sala di conferenza stampa, no? Perché arriva questo direttore sportivo della Spagna e al tifoso della Roma che non vinse niente tanti anni fa, che dice tempo, vattene a Siviglia altra volta. Ma io ho arrivato 14 mesi, devo parlare di quello che io ho fiducia in me. Io non posso fare niente se la Roma non ha vinto nel 2011, 12, 13, 14, 15. Io ho fatto questa petizione, preghiera, di tempo, ma so che il tempo non esiste. Ma bisogno di un po', perché ho arrivato, insisto, 14 mesi fa, terzo semifinale del Champions. Qualcosa piccolissima merito di fiducia. So che sono tutti stanchi di parole, del direttore sportivo, dell'allenatore, di tutti. Loro vogliono vincono solo. Ma io ho metto la faccia sempre, mai me lascio indietro. Ho detto prima che sono convinto al 100%. Dopo, se dopo un anno, due anni non vinco niente, prendo l'aereo e vado. Questo è l'unico che posso dire. E capisco a tutti i tifosi perché che nessuno dimentichi, io sono tifoso. Io ho diventato direttore sportivo per casualità, io sono tifoso veramente, prima di tutto. Grazie. Finito. Una ultima cosa, se mi permette, so che no. Siete tutti responsabili, ma qualcuno sì, non ha avuto nessuna domanda sulla brutta sconfitta sofferta per qualcuno di voi ieri contro la società. Aspettava qualcun commento, ma non l'ha avuto. Non so. Anche ho parlato un rigore, ma questo è secondo. Penso che qualcuna domanda meritava, no? No? Nessuna? Tutto merito di tutti. Vabbè. Ok, ciao. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. 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 Grazie.